Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Terra Billions. Siamo qui ancora una volta con sta cazzo di mappa dei giganti per continuare la nostra avventura, ragazzi. E mi sono praticamente rifatto tutto e ho ripreso questa mappa, ho fatto questa bella accademia degli immortali e siamo al giorno 79, cioè la horda arriva al giorno 79 e siamo al giorno 78, quindi mancano 6 ore all'arrivo e ho fatto un pochettino di cecchini, quindi sono 114 cecchini, 32 soldati, 5 di questi cosi con i mitragliatori e come si chiamano? Titano e due Beamoth, ma li ho fatti semplicemente, questi Beamoth non servono praticamente a un tubo, però li ho fatti per attirare, diciamo, i giganti verso, cioè praticamente mi sono messo qua con i cecchini. Sì, effettivamente qua sono anche un po' tantini adesso, i cecchini. Comunque li ho messi qua e qua con il Beamoth andavo avanti e indietro, li attiravo, quando arrivavano qua praticamente crepavano, perché questi qua sparano, che una bellezza. Questi qua vanno bene qua a difesa, non so se resisteranno, questi qua ragazzi non passeranno mai, qui non passeranno mai, potrebbero passare da qua. Qua c'è un po' di un problema e anche qua, vedete, qua c'è un po' pochini in realtà. Provo ad andare a vedere di ripiegare. Qui. Sempre se ce la faccio, eh. Però bisognerebbe un po' vedere la situation, se ce la faccio o no. Qui ovviamente una volta che sfonderanno qua, ripiegheranno qua questi. Questi qua stanno già andando da qualche parte, ma stanno andando lassù sicuramente. Qua c'è il Beamoth che è fuori, ma va bene che stia fuori. No, non stai pure lì. E vabbè ragazzi, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' cos'altro possiamo fare. Qui ho dei cecchini che stavo ancora producendo, se mi ricordo ragazzi, perché ho ripreso la partita dopo un po'. E non mi ricordo dove ho fatto le caserme, quelle qua, infatti stanno producendo cecchini come se non ci fossero domani. E va bene, produci. E anche qua, producine un altro, ma che ti frega. Tra l'altro vorrei vedere un'altra cosa. Allora, cerchiamo di fare un po' di... così. Ecco, questo è proprio quello che volevo fare. Non proprio. Cos'è? Togli questo. Togli questo. Ok, puoi costruirlo. Tutto questo qua smantelli adesso. Va bene. E vorrei metterci il cancello. Cancello che okay, metterò questo. Sperando che non mi buttino giù proprio il cancello. Ma vabbè. Ok. Sniper is ready. Andiamo a vedere se la facciamo, dai. Questa volta me la sento veramente calda, Perché arrivano i giganti, ma arrivano quelli potenti, cioè non arrivano quelli gigantini, arrivano quelli proprio, eccoli qua, vedete, quelli infetti, proprio quelli da 7000 di vita e chi se ne fotte. Qua comunque ho i due titani, ma non credo, tu per favore mi attacchi per favore, bersaglio di forza, grazie, anzi tutti i titani mi attaccano bersaglio di forza. Oh, adesso tutti questi cecchini qua, se è possibile che mi concentrino per favore il fuoco, grazie. Questi possono passare, secondo me sì. Qua hanno già spaccato un po'. Qua sono tantini, qua sono tantini. Sono tantini. Io quasi quasi ripiegherei già da subito, raga. A meno che qualcuno... Però uno me lo deve far fuori. Ok, perfetto. Poi vediamo qua come stiamo messi. Qui... No, qua ce la facciamo la grandissima. Qui... qua non credo che passeranno, alla fine dei conti. Anche se c'è veramente poco muro. Qui questi non stanno a fare niente qua, quindi li mandiamo direttamente qua. E tutti questi, così ripieghiamo poi. Questo non sta a fare un cazzo qua e vediamo un po' se posso togliere questi cecchini da qua. Questi qua li posso togliere, allora alla fine dei conti questi li posso tranquillamente togliere. Qual è il tasto rapido? Non c'è. Bene. Ok, raggruppiamo un attimo qua. Vai. Ok, questi sono usciti e questi qua invece mi devono ripiegare qua dietro. Voi uscite e andate qua. Voi uscite e andate qua.
Voi uscite e andate qua. Dovrebbero essere tutti. Non stanno sparando questi. Vai qua. Titan. Qua. Allora loro adesso batteranno tutte queste cose, ma qua. Cazzo è successo? Qui che succede? Niente. Ah no, sto cacchio, qua ce n'è uno. Fermi tutti. Parolo. Ok, fermi tutti, qua stanno morendo. Qualcuno sta morendo, ma non so dove. Allora, qua non c'è nessuno. Dov'è che sta morendo? Fermi tutti. Questi qua non servono più a niente, spero, no? E me li mandate. Ah, qua sta morendo. Vabbè, ma andate qua. Allora, voi cecchini, per favore, andate qua. Tanto non credo moriranno, sicuramente. Vabbè. Ok, questi sono arrivati. Questi ce la fanno? Alla grandissima. Qui? Stanno sparando qua? Dove cazzo andate voi? Scusate. Per forza tornare indietro, visto che andate a morire là. Ok, qua stanno praticamente tirandoli giù bene. Perfetto. Credo che là li abbiano accoppati. Ok. In scioltezza, eh! In scioltezza questa volta, ragazzi. Con tanta scioltezza. Vedete che quando abbiamo le tech, la cosa è molto più fattibile. Molto bene. Vado a farmi un po' di case, mille di pietra per favore, vai. E adesso credo che manchi solo la popolazione, ma ok, va bene. Forza che dobbiamo fare lo sciame. Forza trenino, forza. Lo aspettiamo assieme, ragazzi, visto che questo episodio qua probabilmente sarà corti, cioè un po' più corto di quelli del solito. Ma dovrebbe andare bene. Treno, sto aspettando solo te. Dai che siamo giorno 86. Forza. Avanti, building complete, please. No, niente, non fanno neanche tempo a fare le farm. Ah, ok. Ok, tutte queste case sono in via di miglioramento, ma noi l'abbiamo finito, ragazzi. 6 tentativi meno 60%, cioè roba assurda. Comunque non credo che venga conteggiata qui la meraviglia. Boh, non lo so. Vabbè, ragazzi, è andata come è andata questa. L'importante è averla fatta. È stata abbastanza dura, senza le tecnologie, insomma, non. Quanti cazzo di sciami ci sono? Abbiamo anche il progetto Fenice, missione fuori portata, ragazzi. E direi che questo progetto Fenice lo vediamo magari la prossima volta, perché adesso ci facciamo gli sciami. Questo qua sono 40 bimoti infetti. Ok. Ok. Allora, per i bimoti infetti sono 40. Va bene, proviamo a iniziarlo, ragazzi. 40 bimoti infetti vuol dire che sono quelli che spaccano di brutto i soldati? Penso di sì. Allora, vediamo un po'. Aia. Serve qualcuno che resista. Cazzo, questo 1000, no. Allora, ci vogliono i cecchini in realtà. Qua posso fare delle torri? No. Allora, da dove arrivano? Loro arrivano da qui, da qui. Ma io questi non so se ce li posso costruire qua, Vabbè, a parte che credo che serviranno. C'è un po' di barricate. Un po' di barricate, raga, non so se serviranno. Secondo me sì. Ok. Qua stiamo protetti. Qua stiamo protetti. Stiamo un po' protetti. Qua un po' meno, ma vabbè. Li butteranno giù circa in 3 secondi. Sono un cazzo di barricate di legno queste. Ok. E proviamo a mettere cecchini qui. Ok.
Vieni qui, va bene. C'è chi altri qui? Bene. Altri cecchini qui, grazie. Altri cecchini qua. E qua, ovviamente, anche qui. E mi togli sta cacchio di... Ho capito che sniper is ready, ma... Ok, ora soldati. Perché i soldati devono praticamente prendere le botte. Ok. Non so, forse sono un po' pochini. Facciamo che... No, non lo so se startando... Possiamo piazzarli anche dopo, ma penso di no. Aia. Ho lasciato poco spazio. In realtà. Qua come stiamo messi? È stata bene, va? Vabbè, allora ce li metto un po' qua. Ce li metto un po' qua. Poi vedrò di spostarli. Ok. Bene. Allora, startiamo. Vai. Ecco, cagato le difese, va bene, sì. Allora. Adesso, questi qua, per please. Per please. Che vengono qua. Davanti, grazie. Ok, fermi tutti perché questi corrono, eh. Poi tu vai qua. E i cecchini, provo a radunarli. Ok. Questi qua, invece, mi devono andare qua davanti. Va bene, questi cecchini qua per fuori mi stanno qua, grazie. Questo qua mi sta qua. Questi qua, allora, questi qua, qua davanti, questi cecchini qua per favore dietro, ok, perfetto, questi qua mi devono andare qua davanti, questi cecchini qua dietro, no, va bene anche qua, per favore radunatevi, grazie, stanno già arrivando, non lo so, ok, adesso questi cecchini qua per favore stanno qua un attimo. Questi qua soldati mi vanno qua davanti e questi qua mi vanno qua davanti. Di qua, ok. Allora, come stiamo messi qua? Sparano? Questi sono un po' pochini però, secondo me. No, i soldati stanno tenendo botta, i cecchini un po' meno. Allora, fermi tutti qua, servono altri soldati qua. Ok, questi qua non passeranno mai, questi non stanno sparando, quindi andate avanti, questi andate avanti, grazie. Vabbè, ma stanno praticamente massacrando. Ok, poi ci sono dei soldati qua dietro in realtà che non stanno facendo praticamente un tubo e li manderei qua. E questi qua li manderei qua. Vai. Mancano 21. Ok. Ora qua, come stanno arrivando? Ah, qua ci sono i soldati in protezione. Va bene. Vabbè, un po' ne muoiono, ma non proprio così tanti come... Ah, questi qua. Andate qua. Qui davanti, va. Qua stanno arrivando di brutto. Questi qua mi sa che crepano, eh. Qua ce ne sono veramente pochi. Ma no, ma me ne mancano due, dai. Ce la farete, no? Scusate, mandatemi tutti qua, va. Ok. Molto bene. Primo tentativo fatto. Adesso proviamo anche a farci l'altra, ragazzi, se ci riusciamo. Tipo questa. Ah, questi invece sono 20 giganti. Vabbè, stessa tecnica di prima. Cioè, non è che... Giusto? Bisogna vedere la mappa, però. Allora. Momento. Mi fate vedere la mappa. Sì, è la stessa cosa di prima, raga. Ok. Allora, a parte che queste difese qua crolleranno come se non ci fossero domani. Però io confido che resistano almeno un po'.
E qua invece li metti a guava, eh. Vediamo se riusciamo a resistere un pelo qui con queste difese. Ok. Qui invece vanno bene qua. Molto bene. Ok. E ci metterei adesso, come prima. Allora, facciamo il contrario adesso, un po' di soldati. Ok. Poi soldati anche qua. Bene. Poi soldati qua. E un po' di soldati qua. E qua però è un po' un casino. Qua è stretta la situation. Va bene, adesso ci mettiamo i cecchini. Quindi cecchini. Merda. Dai, per ready. Poi, ma per i giganti io farei una cosa, guarda. Titan. Non so se sia una buona idea metterlo però. Io ce lo metto, anche perché sono i cecchini che sparano, raga. Non diventeranno veterani, ma avete visto che la loro potenza è notevole, notevole. Ok. Vai. Abbiamo anche uno di questi stronzi da mettere. Bene. Vai. Allora, voi tutti, adesso, qua davanti, grazie. Voi tutti Good morning, qua sir. dietro, grazie. Perfetto. Voi Excuse me? qua. Ok. E voi I need to qua. steal this car. Ok. Questi qua. Poi oh, mi mancano i cecchini, però. Ho trovato una cagata. Waiting on orders. Allora, aspetta un attimo, Tell me. vediamo un po' la cagata che ho Ready fatto, to perché. await. Good morning, sir. Good morning, niente. Allora, questi sono tutti ammassati. Qui in realtà A questo great mi va machine qua. for a great E man. dividiamo questi, va. I Almeno need ne to do mettiamo un po' something. qui. Yeah. Ok. Vediamo se sparano questi. Che miseria se sparano. Oh, cadono come giganti, eh. Allora. Qua dietro sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Ah, questi sono due però, come se si sparano. Sparate tutti a questo, please, questo. Ok. What? Da dove arrivano adesso? Gigante, un attimo questi. Un attimo qua. Ah, arrivano da qua. Ce la fanno? Questi sono un po' pochini. Allora, questi. Venite qua. Un po'. E arrivano questi. C'è chi non sta sparando, però, perché. Un po' lontanucci. Aia. Tutti per favore, guarda questo. Fermi tutti, sparate questo. Meno male che se la sta prendendo col Titan. Ok, adesso qua, soldati davanti e cecchini, please. E questi qua dietro. Ok, intanto arriva questo. Ma qua non ci sono soldati. Aspetta un attimo. Io sono 12, cacchio, mi sa che. Facciamo mica. Un secondo, vai. Guarda questo. Mi sa che ho fatto la cagata, eh. Guarda questo. Aia. Sai che questa la falliamo? Ho sbagliato decisamente strategia. No! Occupatemi questo! Ok. Qua ce l'abbiamo fatta. Manca 9.
Aspetta, spostarli qua. No, le perdo tutte le unità, mi sa. Ok, fermi tutti. Dobbiamo tornare qua a difendere questi. Allora, fate questo. Ok. Quindi ne mancano 6, non sarà facile. Tutti i soldati mi possono venire qua davanti a proteggere, per favore? I cecchini dietro. Okay. Hello. Ok, sta arrivando là. Merda. Oddio. E sono 4? Your service. Oh, hello. Indeed. Indeed un cacchio. Fermi tutti, ultima resistenza. Mamma mia, se l'abbiamo gestita male. Abbiamo veramente gestita male. Dove sono i soldati? Tutti i soldati mi devono venire circa qui. E tutti i cecchini invece un po' dietro. Ok, questi qua invece a protezione. Ce la faranno, vabbè. Ok, fermi tutti. Tutti questi. Sparate qua. Questi sparate qua. Sparate qua. Ok, ne manca uno. Sparategli, sparategli. Oh, sparate questo. Che cazzo è successo? Si è bloccato tutto. Ma no! Ma ce la stavo facendo! Ma no! Dai ragazzi, non avrei mai potuto ucciderli tutti questi, è frizzato. Porca troia. Ok ragazzi, fermi tutti, ho ricaricato tutto. Me lo sono praticamente rifatto da capo. E sono andato un po' meglio, vabbè, adesso questi qua li mettiamo al macello, ma comunque in scioltezza dovremmo riuscire a farcela sola. Non ti frizzare, ok, perfetto. L'abbiamo fatta, giù fino al 250, va bene ragazzi. Ok, anche questa è fatta, la prossima volta ragazzi proveremo a fare il laboratorio qua, il progetto Fenice, e poi ci sarà l'altopiano. E è arrivato il momento di creare una colonia con la maggior popolazione possibile per la gloria dell'impero. Altopiano, la posizione ideale perché è libero dagli infetti nelle vicinanze. Non ci sono sciami di cui preoccuparsi per un paio di mesi. Quando sarete sugli allori, una grande colonia attirerà l'attenzione degli infetti che individueranno, va bene, si recupereranno in un grande sciame che dovrei affrontare e costruisci. Va bene, ok, va bene, va bene, va bene. 5.000 abitanti per la colonia, porca c'è la miseria, non sarà affatto facile. Però abbiamo 105 giorni per far tutto. Mentre il progetto Fenice, la fortezza si erge su una piccola isola nel mezzo dell'oceano collegato a terraferma solo da un ponte artificiale. A quanto pare questa fortezza, chiamata progetto Fenice, veniva condotta a ricerca coperta da massima sicurezza. Probabilmente fu uno degli ultimi luoghi in cui si rifugiarono i capi dell'antica civiltà. Va bene. Perfetto, abbiamo un po' di punti scienza però da andare ad assegnare. Tra l'altro ragazzi io sbloccherei un po' il trasporto qua di lingotti e il trasporto d'artiglieria invece non ce la facciamo. Quindi dopo il progetto Fenice proviamo ad andare a vedere il progetto artiglieria. E va bene, 300 avevamo solo, saprei, vabbè, comunque penso di sì. Quindi ragazzi, dopo il progetto Fenice, dopo lo sciame qui proveremo ad andare all'altopiano e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per essere stati con me, ricordatevi il link Telegram in descrizione, Discord eccetera eccetera. Ragazzi, alla prossima, a buona gara.